La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. Se nel discorso di fine anno il capo dello Stato ha richiamato i cittadini al dovere di pagare le tasse, è perché l'evasione fiscale è una voragine per le casse pubbliche. Lo certifica l'ultima relazione sull'economia non osservata e l'evasione fiscale, redatta da una commissione indipendente, presieduta dal professore di scienza delle finanze Alessandro Santoro. In base agli ultimi dati, siamo nel 2019 scesi per la prima volta sotto i 100 miliardi di tax gap, che è la differenza tra le imposte che teoricamente si dovrebbero incassare in assenza di evasione e le imposte effettivamente riscosse. Quindi l'evasione fiscale in Italia vale all'incirca 100 miliardi di euro, che è una cifra enorme. È sicuramente una cifra enorme. Noi stiamo in termini percentuali al 18,5%, che è una percentuale alta. Tassa più evasa è l'IRPEF dei lavoratori autonomi. Quasi il 70% di quanto dovuto non viene incassato, oltre 32 miliardi di euro, in pratica l'equivalente di una manovra finanziaria. E poi c'è l'IVA. L'evasione dell'IVA vale circa 30 miliardi all'anno, il 20,4% non viene pagato. Peggio di noi, in Europa, fanno solo Malta e Romania. Il problema nostro è questo, che pur avendo diminuito molto, siamo molto al di sopra degli altri paesi a noi comparabili. Spagna, Germania e Francia sono tra il 5 e il 10% e noi siamo comunque appena scesi sotto il 20%. Quindi, per quanto abbiamo migliorato, siamo più del doppio della media europea, dei grandi paesi europei. L'esercito di partite IVA, artigiani, liberi professionisti e piccole imprese fanno il grosso dell'evasione fiscale in Italia. Eppure il governo ha messo subito in chiaro che non sono loro, i piccoli imprenditori, nel mirino del fisco. Chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato, non vessato e guardato con sospetto. Il motto di questo governo sarà non disturbare chi vuole fare. E in ultimo, una serrata lotta all'evasione che deve partire da evasori totali, grandi imprese, grandi frodi sull'IVA. L'idea è perseguiremo i grandi evasori e lasciamo in pace chi lavora, piccoli e medi imprenditori. Questo è in linea con quello che avete trovato nella relazione. La piccola attività economica tende ad evadere di più in termini proporzionali, non assoluti. È chiaro che la grande impresa evade di più in termini assoluti, ma perché in Italia le multinazionali sono poche, perché la nostra è un'economia fatta di piccole e medie imprese. Il secondo problema è che l'evasione delle multinazionali è difficile contrastarla oggi con le regole esistenti. Emblematica la lunga contesa fiscale che ha coinvolto la casa di moda Dolce & Gabbana. I due stilisti, accusati di maxi frode per aver trasferito fittiziamente profitti in Lussemburgo, sono stati prima condannati a 300 milioni di sanzione, poi a un anno e 8 mesi di carcere e infine completamente prosciolti in Cassazione per non aver commesso il fatto. Se noi vogliamo contrastare l'illusione delle multinazionali, quello che dobbiamo fare come governo è spingere, perché la direttiva europea che arriva a identificare dei livelli minimi di tassazione per le multinazionali venga applicata dal 2023. Questo ci può dare molti più risultati rispetto ad andare a inseguire i grandi contribuenti sulla base di una legislazione che oggi, ahimè è brutto dirlo, ma non vieta a una multinazionale di costruire uno schema fiscale per fare pianificazione. Cioè, per dimostrare che è illecito bisogna fare una serie di cose che non sono semplici. Le frodi internazionali, le truffe di crediti fiscali, l'economia sommersa, il lavoro nero e il contrabbando sono il pane quotidiano della Guardia di Finanza. Ritardi la dichiarazione, non fai la dichiarazione, puoi saltare un anno e mezzo. Poi fai la tardiva, a due anni le chiudi. Qui siamo a Orbassano, vicino Torino, dove le fiamme gialle hanno scoperto un giro milionario di fatture false tra alcune società di componentistica per auto. Era stata attirata la nostra attenzione su dei prelevamenti in contanti da parte di un soggetto che era un imprenditore di una società.
facendo degli approfondimenti abbiamo verificato che questa società era sostanzialmente una società finta, senza nessuna struttura aziendale. C'era un rappresentante legale che emetteva fatture per operazioni inesistenti a tre società. A fronte di queste, dell'emissione di queste fatture, le tre società facevano dei bonifici, dopodiché questa persona qua restituiva il denaro che gli era entrato con i bonifici facendo prelevamenti, tolto alla sua provvigione personale. Quindi alla fine era tutto un giro finto, diciamo, di denaro. Certamente. Qual era il fine di tutta questa operazione? Il fine delle tre società che utilizzavano le fatture era quello di detrarsi dei costi che non avevano mai sostenuto e di detrarre appunto l'IVA. Di che giro d'affari parliamo? Come fatture di operazioni inesistenti era circa 7 milioni. Per la Guardia di Finanza il denaro lascia traccia. Questo è il nostro compito, inseguire quelle tracce. Significa non soltanto individuare l'illecito, non soltanto individuare il profitto e soprattutto togliere la maschera che viene messa al profitto. Chiaramente poi il fine ultimo è quello di recuperare quel mal tolto e di restituirlo ai cittadini. Tutti i pagamenti che vengono fatti, per esempio in nero, come si fa a scoprirli? Come fate per esempio a scoprire un evasore totale? Abbiamo numerosissimi strumenti e li utilizziamo tutti. Le banche dati aiutano, ci sono degli strumenti che evidenziano le incongruenze, si pensi all'incongruenza tra il tenore di vita di un soggetto e invece poi il quantum dichiarato. Marco Tione è a capo dell'ufficio tutela entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma. Grazie all'impegno della finanza, negli ultimi due anni sono stati scoperti quasi 10.000 evasori totali, persone che erano completamente sconosciute al fisco. Sempre negli ultimi due anni abbiamo denunciato complessivamente 24.000 soggetti per reati fiscali, di cui 600 tratti in arresto. Sono stati sequestrati 7,3 miliardi di euro di beni riferibili a reati tributari. Questo contributo sul fronte degli accertamenti fiscali potrebbe arrivare dai comuni. È in vigore da anni un protocollo di intesa in base al quale gli enti locali possono fare all'Agenzia delle Entrate la segnalazione di cittadini sospetti, magari per inadempienze su tributi comunali. Come è successo, c'è una persona che ha mantenuto la residenza nell'abitazione a Persiceto e l'aveva data in locazione. Se dopo i controlli l'Agenzia delle Entrate scopre che il cittadino segnalato è effettivamente un evasore, tutti i soldi che poi lo Stato riesce a recuperare dalle tasse non pagate, anche nazionali, li gira al comune da cui è partita la segnalazione. Abbiamo partecipato a dei corsi nell'ambito dei quali ci sono state indicate alcune casistiche che possono generare dei dubbi, diciamo, di possibile evasione, quindi se noi vediamo, diciamo, certe casistiche, facciamo anche la segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Sono poi loro che proseguono poi l'accertamento. Grazie a questo sistema, il piccolo comune di San Giovanni in Persiceto, tra Bologna e Modena, con i suoi 28.000 abitanti, dal 2019 detiene il record nazionale di incassi dall'evasione, grazie a tutte le segnalazioni inviate al fisco su transazioni immobiliari anomale, utenze irregolari, affitti non dichiarati o morosità sui rifiuti. Noi in questi quattro anni abbiamo fatto un recupero superiore ai 4 milioni di euro e in un bilancio come il nostro, che è di 23 milioni di euro, è una cifra che consideriamo importante. È qualcosa di molto complicato fare quello che avete fatto assolutamente voi? Assolutamente no, lo potrebbero fare tutti. Sono soldi preziosi, quindi, per le casse comunali? Assolutamente sì. Quello che viene recuperato è un qualcosa in più che entra nelle casse del comune. Quindi fino ad oggi noi l'abbiamo reinvestita o in infrastrutture, quindi abbiamo fatto miglioramenti della viabilità, le piste ciclabili, rotonde, e l'altra abbiamo abbassato le tasse per i nostri contribuenti, per i nostri cittadini. Nel 2021 siamo stato l'unico comune in Italia che ha ridotto l'addizionale comunale. La facciata della biblioteca comunale, una nuova pista ciclabile e questa rotatoria sono stati realizzati con il tesoretto incassato dal comune per la sua collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Prima era un incrocio sempre trafficato, con tante colonne. Quindi abbiamo non solo realizzato la rotatoria, ma abbiamo creato anche appunto un'infrastruttura di percorsi sicuri, quindi di ciclabili, di attraversamenti. Abbiamo dato posti appunto che sono sempre poco disponibili purtroppo per i parcheggi. Bianchi? Parcheggi bianchi, sì. Il parcheggio lo pagano gli evasori.
Ma a San Giovanni in Persiceto non hanno paura che denunciando chi non paga le tasse all'Agenzia delle Entrate possano perdere consenso elettorale? Io credo che sia giusto questo modo di operare. Siamo quelli che stanno attenti a far rispettare le regole e le leggi. Se tutti i comuni italiani facessero quello che fa l'ufficio tributi del comune di San Giovanni in Persiceto? E sicuramente saremmo un paese più ricco, ma io aggiungo non solo più ricco, un paese più onesto. E invece San Giovanni in Persiceto è un'eccezione. Solo il 3% dei quasi 8.000 comuni italiani partecipa alla lotta all'evasione col fisco, segnalando attività in nero, opere abusive o inadempienze di tributi. Delle due l'una, o non c'è l'evasione fiscale e quindi i comuni non hanno nulla da segnalare, o se c'è, evidentemente i comuni mancano nel segnalarlo a questa evasione. Come ammette lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il patto tra enti locali e fisco è un flop. Perché? Le amministrazioni comunali non amano controllare i cittadini perché sono voti, parlando proprio molto sinceramente. Siamo andati in Veneto, dove nel 2021 appena 19 amministrazioni su 563, il 2,5% del totale, ha contribuito agli accertamenti fiscali. Il patto anti-evasione fiscale con l'Agenzia delle Entrate lo avete sottoscritto come comune? No, qui a Quinto non abbiamo sottoscritto. Come mai? Non è compito del comune. Ogni ente deve fare la propria parte. Io lavoro per il mio comune, l'Agenzia delle Entrate lavorerà e farà quello che deve fare. È difficile per noi enti locali capire chi è un potenziale evasore, a meno che non si tratti di tasse dell'ente, quindi parliamo di IMU, per esempio. E non pensate quindi di sottoscriverlo, questo patto antievasione con l'Agenzia delle Entrate? No, in quanto il nostro ufficio tributi funziona benissimo, e noi non abbiamo nessuna pendenza con i nostri cittadini. Chiaro, non li si prende per il collo perché non è il modo giusto. Qui siamo a Povegliano e anche qui... Voi avete partecipato come comune al patto antievasione con l'Agenzia delle Entrate? Sì, noi abbiamo aderito, però di fatto il nostro contributo è abbastanza modesto. Quindi quanto avete recuperato dalla lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate? Niente. Zero. Non risulta niente. Potete fare di più come amministrazione comunale per contrastare l'evasione? No, perché siamo estremamente attenti. Se mi arriva una segnalazione di parte di un cittadino, immediatamente avverto i vigili. Però oltre a questo io non posso fare. Povegliano fa 5.000 abitanti e il problema principale dell'ufficio tributi è recuperare circa 140.000 euro all'anno di IMU non pagata. 100.000 vengono recuperati attraverso i solleciti. I rimanenti vengono dati a un'azienda che fa recupero crediti. Però voi di questi 40.000 euro che diciamo vi mancano non fate la segnalazione all'Agenzia delle Entrate? No, a questo punto no. Però di fatto noi non molliamo fin quanto non pagano. L'Agenzia delle Entrate vi restituirebbe non solo questi ma anche eventuali altri tributi nazionali. Magari fosse così. Vedrò di accertare questo percorso. È vero che per i piccoli comuni le cose si complicano, perché l'Agenzia delle Entrate dà seguito solo a segnalazioni per cifre più consistenti. Fatto sta che in provincia di Treviso, maglia nera del Veneto per incassi fiscali, un solo comune ha riscosso qualcosa. Sì, sembra assurdo, ma siamo finiti sui giornali per 200 euro. Te 250 dire... euro. 250 euro. Questi 250 euro da cosa arrivavano? Dei contributi sugli affitti. Una famiglia non era effettivamente così in difficoltà. Il risultato che non dovevano essere beneficiari. Vuol dire che da una parte i cittadini, almeno di questo comune, sono anche 99% onesti. Se non si recupera significa che i cittadini non evadono o forse non andiamo a cercare laddove si evade? Probabilmente non andiamo a cercare troppo dove si evade. Qui si fa il possibile, sicuramente potremmo fare di più, ma lo si fa anche col personale che abbiamo. L'evasione fiscale chi danneggia? Beh, danneggia tutti noi, perché l'evasione fiscale riduce il gettito e quindi riduce la possibilità per lo Stato di produrre beni pubblici, di produrre servizi sanitari adeguati, servizi di istruzione, di pagare le pensioni e ahimè anche di pagare gli interessi sul debito pubblico, e costringe coloro che non possono evadere le tasse a subire una pressione fiscale molto maggiore rispetto a quella che appare, perché in realtà c'è una quota di contribuenti che non paga le tasse. Grazie alla fatturazione elettronica, lo split payment e l'obbligo dei POS, negli ultimi anni l'evasione italiana è diminuita, pur rimanendo ancora al È che noi abbiamo ridotto tanto l'evasione negli ultimi anni, ma lo abbiamo fatto aggredendo le forme più, diciamo, evidenti di evasione. Qual è il problema? Il problema è l'evasione con consenso.
per esempio, tra il consumatore finale e il venditore, che si mettono d'accordo nel non dichiarare o nel dichiarare in parte una transazione. E l'evasione con consenso è quella nettamente maggioritaria. Questa evasione è la più difficile ed è anche quella che si trova solo se si scava più in profondità. Il salto di qualità nella lotta all'evasione si chiama incrocio delle banche dati e dovrebbe far tremare i polsi a chi finora l'ha fatta franca. L'idea è incrociare gli enormi database dell'anagrafe tributaria con quelli dei conti correnti su nomi pseudonimizzati, in modo da stilare una classifica dei contribuenti a maggior rischio d'evasione. A quel punto si decodificano i nominativi e si procede ai controlli. Ci sono voluti 2 anni. Perché l'Agenzia delle Entrate e il Garante della Privacy trovassero un accordo. Ora, nella relazione noi suggeriamo, primo, di metterla in pratica adesso che c'è, e poi di ampliarlo, di generalizzarlo a tutte le banche. A tutta la popolazione? Potenzialmente a tutta la popolazione e a tutte le banche dati. Perché altrimenti, scusi, io come lo trovo l'evasore totale? Se è un evasore totale, io non ho modo di trovarlo, no? Devo fare un confronto tra il suo conto corrente, i suoi beni patrimoniali, gli immobili, quello che ha all'estero e quello che dichiara. Ma questo vuol dire entrare sui dati. Altre strade con la fiscalità di massa e con una struttura economica come la nostra non ce ne sono. Dopo quasi 3 anni di attesa, l'analisi del rischio non è ancora partita ed è preoccupante perché entro il 2024 l'Italia dovrebbe ridurre il tax gap del 3%, cioè circa 12 miliardi, per centrare un obiettivo vincolante del PNRR, o perderemo i finanziamenti europei. Invece, in Francia, le nuove tecnologie sono già realtà ed è sempre più difficile sfuggire agli occhi del fisco. Oggi il 50% dei nostri controlli fiscali sono effettuati attraverso l'intelligenza artificiale. La Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, cioè il Dipartimento del Ministero dell'Economia che si occupa delle tasse dei cittadini francesi, si è dotato di un arsenale di strumenti innovativi. Per esempio, sono stati sviluppati algoritmi capaci di stanare i proprietari di piscine non dichiarate, in pratica una specie di cervellone che analizza le mappe satellitari. Il software mette a confronto le immagini scattate dall'alto con i dati negli archivi del catasto. Ogni qualvolta queste informazioni incrociate non corrispondono, il sistema ci segnala un'anomalia. Vedi qui, per esempio, in questa foto si vede una piscina, ma sulla pianta catastale non ce n'è traccia. A questo punto inviamo una lettera al contribuente per l'accertamento, perché se si possiede una piscina il valore dell'immobile aumenta e quindi le tasse sulla proprietà sono più alte. Qual è il tasso di errore dei software di intelligenza artificiale? Nel 94% dei casi i proprietari hanno ammesso che la piscina in effetti non era stata dichiarata. Possiamo dire che il sistema funziona quasi alla perfezione. Quante piscine avete trovato in questa maniera? Nella sperimentazione su 9 regioni francesi abbiamo scoperto 20.000 piscine sconosciute al fisco e incassato 10 milioni di euro in più per il 2022. Il progetto ora è stato esteso a tutta la Francia, dove si contano ben 3 milioni di piscine, e sarà presto generalizzato a tutte le altre pertinenze abusive, come verande, bungalow o piani rialzati. Così il fisco si è assicurato ogni anno circa 40 milioni di entrate in più dalle tasse sugli immobili. Sarebbe stato impossibile questo risultato senza le nuove tecnologie. Per gestire la massa occorrono strumenti di massa, ovvero intelligenza artificiale, algoritmi, big data. Lo Stato francese si è spinto anche oltre, portando la lotta all'evasione a un livello mai raggiunto prima. È il primo paese europeo ad aver autorizzato la raccolta e l'analisi preventiva di tutte le informazioni pubblicate apertamente sui social network e sulle piattaforme di e-commerce alla ricerca di attività fraudolente o illegali. Nel 2021 il Garante della Privacy ha dato il via libera a una sperimentazione di 3 anni che permette al fisco di accedere ai dati postati su Facebook, Twitter, Instagram o siti di compravendita, come Le Bon Coin, che è il numero 1 in Francia. Per esempio, se una persona dichiara la residenza fiscale all'estero e poi pubblica regolarmente sue foto in posti localizzabili in Francia, ecco che per l'autorità fiscale suona un campanello d'allarme.
Oppure il fisco può controllare sulle piattaforme online se un utente vende ogni mese decine di oggetti, perché allora si tratta di un'attività professionale che va dichiarata e tassata. A scandagliare i social sono computer capaci di elaborare e incrociare milioni di dati. Qui siamo nella redazione di Les Echos, il principale quotidiano economico francese, dove ci spiegano le ragioni che hanno motivato un ricorso così massiccio all'intelligenza artificiale. Negli anni scorsi si era registrato un calo delle riscossioni fiscali. Siamo passati da 9,5 miliardi di euro nel 2015 a meno di 8 miliardi nel 2018. Quindi è stata varata questa legge dal Parlamento per rafforzare l'uso di strumenti informatici e inasprire le sanzioni. In effetti, da quando la legge è in vigore, c'è stato un aumento delle somme riscosse. Nel 2021 sono stati recuperati oltre 10 miliardi. Qual è stata la reazione dei cittadini a questa legge? Non ci sono state grosse tensioni. È una questione di equità fiscale. Far sì che tutti paghino le tasse perché nessuno si senta penalizzato rispetto ad altri contribuenti. Ma c'è anche chi solleva forti critiche verso un approccio ritenuto invasivo e sproporzionato. Secondo questa associazione, la Quadrature du Net, che promuove le libertà digitali, il Ministero dell'Economia francese si comporta come un grande fratello. Perché le informazioni di qualsiasi persona sui social sono potenzialmente analizzate dalle autorità fiscali o doganali. Ci rifiutiamo di accettare che tutti siano controllati su internet in nome della lotta all'evasione fiscale, che è legittima, ma non può essere portata avanti a ogni costo. Per cui questa sorveglianza di massa è inaccettabile. Quindi secondo voi questa legge sui controlli fiscali è una legge pericolosa per la democrazia? Sì, esattamente. La sorveglianza massiccia dei social network produce effetti dannosi in termini di libera espressione e di dibattito democratico. Perché una persona che sa di essere osservata cambierà consciamente o inconsciamente il suo comportamento. E questo è un problema in una democrazia. La ONG ha fatto ricorso al Consiglio di Stato chiedendo di fermare la legge sulla sorveglianza fiscale online, ma i giudici della Suprema Corte Amministrativa si sono schierati con il governo. Siamo veramente dispiaciuti di questa sentenza, ma continueremo a batterci divulgando il più possibile i rischi di questa sorveglianza. Non si tratta di sorveglianza di massa. Vogliamo solo che tutti abbiano gli stessi obblighi fiscali. Chi vende online come il negoziante su strada. Quando uno acquista una cosa in un negozio paga l'IVA, no? E nessuno lì si chiede se il fisco sia invadente. Beh, è la stessa cosa online. Vogliamo smascherare i guadagni online e tassarli. Ma devo rassicurare tutti che questa sperimentazione in Francia, per come è costruita, non ci autorizza assolutamente a guardare i contenuti privati o profili accessibili con password. Non abbiamo questo diritto.